Buongiorno a tutti, ciao Stefano. Ciao Sasha, Ci buongiorno a ritroviamo tutti. finalmente a una nuova puntata, un sacco di novità, vero? Oh sì, l'altra volta stavamo parlando appunto della guerra in Nagorno-Karabakh e adesso vediamo di dare qualche novità importante su questo tema. Brutte notizie, stanotte è stato abbattuto un elicottero russo. Sì, ieri Ieri. sera. Ieri sera l'elicottero russo è stato abbattuto nella zona al confine tra l'Armenia, il Nakhichevan, che è quella regione repubblica autonoma legata all'Azerbaigian, e il confine turco. Qualcuno aveva erroneamente detto vicino al confine azero, ma era in realtà dall'altro lato. Benissimo, che cosa ha provocato questa situazione? Esaminiamola nel dettaglio, visto che tu, bene o male, hai tutti i dati, ecco. Sì, vorrei procedere un attimo Ah per sì, ruota. seguiamo la tua traccia. E cioè dalla battaglia che si è scatenata nelle ultime, noi ci siamo sentiti 2 settimane fa e quindi dobbiamo spiegare che cosa è successo nel frattempo. E dunque noi avevamo dato la notizia della caduta di Adrud e Fazuli Esattamente, eravamo appena e arrivati a Fasuli. esatto, poi stavano procedendo con l'ampliamento delle conquiste lungo il confine iraniano, no? Ecco. Era Il chiaro che giorno. l'avanzata era instoppabile, ecco, non Sì, riuscì, era infermabile. a fine ottobre è partita un'avanzata decisa tra Adrud e Fazuli delle forze azere che ha raggiunto la periferia di Shusha. Shusha, è una cittadina, strategica in quanto domina un'altura che dà l'accesso e controlla l'accesso alla valle dove c'è Stepanakert. Stepanakert è la capitale dell'Artsakh. Gli azeri sono arrivati alle porte di Shusha il giorno 4 e lì si è scatenata una battaglia. Ho visto anche i video del giornalista, come si chiama, Semyon Pegov, che è quello che cura Wargonzo, non so se l'hai mai visto. C'erano appunto le battaglie alle porte di Shusha, sulle montagne, tutto un terreno montagnoso, impervio, quindi un terreno difficile, che favorisce anche le difese. Volendo, però la battaglia è durata 4 giorni. Arriviamo alla mattina dell'8, credo che ci sia la mappa, no? La vediamo subito. Ok. La mattina dell'8, Shusha, vedete le forze, se c'è la mappa, da Adrud che è nel centro mappa e Fazuli, le forze azere si sono spinte fino a Shusha. Shusha e Stepanakert, le vedete cerchiate, sono entrambe molto vicine. Solo 3 chilometri dividono la periferia di Shusha da quella di Stepanakert. Sono però su due livelli differenti. Shusha è più in alto rispetto alla capitale. Ecco che la mattina dell'8, dopo 4 giorni di battaglie serrate, tenete presente che gli armeni hanno gettato tutto quello che avevano per la difesa di Shusha, carri, blindati, Shilka, ho visto in un video le Shilka posizionate per colpire la fanteria in avanzata. Le Shilka sono quelle, L'antiaereo, sì. le mezzi blindati antiaerei con le mitragliatrici quadrinate. Le ZSU, ecco. ZSU esattamente. E poi hanno usato anche dei carri armati che avevano ancora a disposizione, però in 4 giorni, tra l'uso dei droni e le forze preponderanti azere, le hanno perse in gran parte. E hanno dovuto la mattina dell'8 ritirarsi da Shusha. E nel pomeriggio, Shusha è stata definitivamente conquistata. Abbiamo anche poi le mappe successive, se non sbaglio, con la situazione ad oggi. Ce l'hai? È quella verde?
No, è quella proprio con i due cerchi tra Ah, ce fuscia l'abbiamo, e ce l'abbiamo. stecca. Sì, ce Ok. l'abbiamo. È di nuovo la prima che stavo usando. Ah, ok, benissimo. No, io te ne avevo mandate due, una che indicava il giorno della sconfitta, quella più complessa, diciamo. Poi te ne ho mandata una più semplice anche, senza bandiere né niente. È questa che stai usando, giusto? Siamo a sì, quella con i cerchi gialli, cerchi rossi e le scritte gialle in questo momento. Ecco, ce n'è una sola con le scritte rosse, con i cerchi rossi. Allora non ce l'avevo. L'ultima che ti ho mandato. Adesso andiamo a vederla. Nel frattempo continua pure, Sì, Stefano. cosa succede? Intanto potrete vedere quanto sono vicine i due centri. Le forze armene devono uscire dalla città e portarsi a nord in direzione di Stepanakert per proteggere l'accesso di Stepanakert. Messa. Perché lì ci sono altre strade montane, quindi molti tornanti, via dicendo, che devono essere difese. Shusha viene lasciata quindi all'esercito a zero. La mattina del 9 viene diffuso addirittura in video l'unità di combattimento azera dal municipio di Shusha con la bandiera azera sopra il municipio che proclama la. Presenta l'unità che ha condotto l'operazione e annuncia al governo la conquista di Shusha. È importantissima questa conquista nello svolgimento dei fatti successivi perché la perdita del controllo di questa cittadina implica per gli armeni l'incapacità di poter difendere ulteriormente la capitale, e cioè la via per la capitale rimaneva totalmente aperta. 3 chilometri non sono nulla, possono essere tutto, ma non sono nulla in questi termini perché non erano più gli armeni in posizione elevata a difendersi, quindi favoriti. Ma erano gli azeri adesso ad attaccare da posizioni più elevate, quindi col favore della montagna in questo caso. E chiaramente gli armeni questo lo capiscono. Lo capiscono gli azeri e lo capiscono ancora di più di tutti i russi. Si mette in moto la macchina burocratica era già attiva da giorni che il presidente Putin aveva presentato il suo piano di pace e probabilmente si sono sentiti con grande, diciamo, presenza da parte del presidente Putin che ha spiegato alle due parti che dovevano assolutamente fermarsi e trovare un accordo. E tenete presente che gli armeni hanno dovuto cedere adesso perché difendere Stepanakert significava anche rischiare di perderla. Se perdi Stepanakert non hai più nulla da contrattare. E cioè, se tu hai perso anche la capitale, non hai un qualche cosa da dare in cambio, no? Dici, va bene, noi ci fermiamo, però voi ce la ridate? No, non Questo funziona non così. funziona, Non certo, sì. funziona. Sicuramente hanno dovuto dire, va bene, noi evitiamo per voi il bagno di sangue che vi costerebbe, conquistare la città perché la difenderemmo casa per casa. E voi ce la lasciate e noi vi restituiamo i territori. Quali territori? Allora, andiamo alla mappa dei territori del piano di pace. L'abbiamo. Innanzitutto il piano di pace ce l'ho, se vuoi te ne do un attimo lettura. Ma certo, è ottimo sapere le condizioni in questo caso, Esattamente. perché i nostri media chiaramente non le Intanto raccontano. c'è anche la mappa davanti, se poi. Allora, qui è la dichiarazione del Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, il Primo Ministro della Repubblica dell'Armenia e il Presidente della Federazione Russa. Io avevo capito inizialmente, siccome la notizia è arrivata
ieri sera che si fossero incontrati a Mosca. Invece non c'è stato il vertice a Mosca perché non c'era il tempo. Vedete, l'incedere degli eventi ha costretto tutti a trovare un accordo subito. Sì, ricordiamo anche che l'abbattimento dell'elicottero avviene proprio in un momento in cui le forze azere si stanno avvicinando moltissimo ai confini. Questo chiaramente ha Sì, posto l'abbattimento dell'elicottero MI-24. due vittime, giusto? Due vittime, sì. Hai la mappa? È quella con le scritte in russo verde, giusto? Dunque, la mappa, è quella verde, sì, con la fotografica, Ecco, diciamo. con le frecce gialle. Esattamente, Ok, e lì esatto. è il luogo dell'abbattimento. Quello è il luogo Ok. dell'abbattimento. Allora, innanzitutto spieghiamo. Dove ci troviamo? L'Armenia, la riconoscete, i caratteri sono in cirillico, ma è la scritta Armenia in alto a sinistra. La scritta Azerbaijan è in alto a destra. L'Arsakh è la scritta in centro. La scritta grande sotto è l'Iran e la scritta a sinistra della freccia gialla è Turchia. La zona dove è avvenuto l'abbattimento non è vicina alle zone di Ah, combattimento, ok. è dalla parte opposta dell'Armenia. Quindi questo sembra essere più un missile turco che... Ma hanno detto un missile spalleggiabile che dovrebbe essere partito dalla Repubblica Autonoma del Nakhichevan, che è quella repubblica a cavallo tra Armenia e Turchia. E Iran, scusatemi, e Iran, che confina con una piccola fetta di terreno proprio nella zona dove c'è stato l'abbattimento. Quella è una zona dove possono essere benissimo entrate le milizie jihadiste turche, al servizio turco o i soldati turchi e avere loro abbattuto questo elicottero. Cosa ci faceva lì quell'elicottero, secondo te? L'elicottero stava scortando un convoglio. Che lì sotto c'è una strada, un convoglio militare russo che andava a posizionarsi al confine tra il Nakhichevan, la Turchia e l'Armenia, appunto perché le frontiere armene sono presidiate sia nelle zone di combattimento che lungo il confine con Nakhichevan e la Turchia da forze russe. Sì, ma Perché? mentre gli uni sono dei peacekeeper, questi lo erano anche? Questi erano qui perché la Russia ha diverse basi militari, in Armenia, tra cui una grande base aerea. Ok, quindi tutto nel diritto, insomma, non erano forze che si muovevano di nascosto nel No, paese. Ecco. no, no, assolutamente. Sono forze, denunciate come Benissimo, presenti benissimo. e, in accordo con il governo armeno. Questo abbattimento arriva stranamente, poche ore, 1 o 2 ore prima dell'annuncio del trattato di pace. E quindi può essere benissimo un tentativo in extremis delle forze filoturche di danneggiare un Un accordo. accordo che non vede la presenza della Turchia. Sappiamo tutti benissimo come la Turchia ricerchi a tutti i costi il suo ruolo Sì. nei Ha fatto teatri dove va a combattere. di tutto per avere un ruolo fondamentale in Siria, ecco, avrà E la voluto. stessa cosa ha cercato, l'aveva detto anche, l'aveva detto, la Turchia deve essere invitata al tavolo di pace. In questo caso, il fatto che non sia stato così e che l'Azerbaigian, il presidente Aliyev, l'abbia firmato, è uno smacco per la Turchia. Comunque leggiamo un attimo cosa dice. Noi, il presidente della Turchia dell'Azerbaigian, Aliyev, il primo ministro della Repubblica Armena, Nikolai Pashinyan, e il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, hanno annunciato quanto segue. Punto 1. Un cessate il fuoco completo e tutte le ostilità nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh sono annunciati dalle ore 00 di oggi, Quindi da stanotte ora del di Mosca, 10, tra l'altro, esatto. ora di Mosca, cioè se ci ricordiamo Don Camillo e Peppone.
del 10 novembre 2020. La Repubblica dell'Azerbaigian e la Repubblica dell'Armenia, di seguito denominate le parti, si fermano alle loro posizioni, quindi mantengono le posizioni che hanno. L'Azerbaigian mantiene tutte le posizioni che ha conquistato. Punto 2. La regione di Agdam e i territori detenuti dalla parte armena nella regione del Gaza della Repubblica dell'Azerbaigian, e cioè se andiamo alla mappa del trattato di pace, cioè quella, Ce l'abbiamo con i colori, ok, sì. è la zona, e allora partiamo, è in cirillico, quindi ve la spiego io. La zona barrata in arancione, no? Con le righe laterali diagonali in arancione sono le regioni dell'Artsakh, che era una provincia autonoma confinata all'interno dell'Azerbaigian, ok? Le regioni completamente verdi sono le zone conquistate dall'Azerbaigian militarmente durante questa campagna ultima di combattimenti. Le regioni appunto di cui parla qua l'Agdam sono le regioni a est, vedete c'è Agdam a est della, quindi sulla destra, barrata di verde sulla destra, ed è una regione che era stata conquistata nel 94 all'Azerbaigian e l'Azerbaigian ne ottiene la restituzione. Poi, lungo la linea di contatto in Nagorno-Karabakh e lungo il corridoio Lachin, un contingente di peacekeeping. Ah, scusate, è nella regione del Gaza. La regione del Gaza è invece la parte a ovest, quindi sulla sinistra. Quindi, scusami Stefano, tutto ciò che è verde o verde barrato è stato conquistato Torna. o deve essere Esatto, reso? quello verde intero è stato conquistato, quello verde barrato viene restituito E all'Azerbaigian. ci sono delle date specifiche per Sì, le quali deve questi, avvenire il trasferimento? esattamente, questi erano tutti i territori, non era Artsakh, non erano province abitate da armeni, erano province abitate in maggioranza da azeri, che erano state conquistate Nel 95. dall'Armenia e dall'Artsakh durante la guerra del Nagorno-Karabakh nel 94-95. Allora, lungo la linea di contatto in Nagorno-Karabakh e lungo il corridoio Lachin, un contingente di peacekeeping delle forze Federazione Russa è schierato, composto da 1960 militari con armi leggeri, 90 corazzati da trasporto truppe, 300 unità di automobili e attrezzature speciali. Il contingente di mantenimento della pace della Federazione Russa durata, viene schierato parallelamente al ritiro delle forze armate armene. La durata della permanenza del contingente è di almeno 5 anni, con proroga automatica per i successivi periodi di 5 anni, se nessuna delle parti dichiara almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo l'intenzione di terminare l'applicazione di questa disposizione. Al fine di aumentare l'efficacia del controllo sull'attuazione degli accordi, viene dispiegato un centro di mantenimento della pace per controllare il cessate il fuoco. Punto 6. La Repubblica dell'Armenia restituirà la regione del Kelbajar alla Repubblica, il Kelbajar appunto è allora questa parte qua tra l'Armenia e l'Artsakh. Stiamo parlando del verde tratteggiato, quindi. Esatto, tra il grigio e l'arancione. L'Armenia restituirà la regione del Kelbajar alla Repubblica dell'Azerbaigian entro il 15 di novembre, quindi subito. E la regione di Lachin, quella dall'altro parte, quella lì che viene istituita come corridoio, entro il 1° di dicembre, lasciandosi alle spalle il corridoio di Lachin, appunto largo 5 km, che garantirà il collegamento del Nagorno-Karabakh con l'Armenia e allo stesso tempo non influenzerà la città di Shusha. Quindi, deve essere fatta una nuova strada, in poche parole. Di comune accordo tra le parti, nei prossimi 3 anni sarà definito un piano per la costruzione di una nuova via di traffico lungo il corridoio Lachin, che prevede la comunicazione tra Stepanakert e l'Armenia, con la successiva ridistribuzione del contingente di peacekeeping russo a protezione di tale rotta.
La Repubblica dell'Azerbaigian garantisce la sicurezza del traffico lungo il corridoio Lachin di cittadini, veicoli, merci in entrambe le direzioni. Gli sfollati interni e i rifugiati stanno tornando nei territori del Nagorno-Karabakh perché c'erano centinaia di migliaia di sfollati azeri anche dai territori che Certo, erano stati parliamo di quelli del conquistati. 95 che avevano Esatto. subito fondamentalmente L'invasione l'avanzata armena. dell'Armenia, esatto. Beh, Allora, Stefano, poi facciamo una sintesi. c'è uno scambio, è finito, sono 9 punti, siamo all'8. C'è uno scambio di prigionieri di guerra e altre persone detenute e anche dei corpi dei morti. Poi 9, tutti i collegamenti economici e il trasporto nella regione sono sbloccati. La Repubblica dell'Armenia fornisce collegamenti di trasporto tra le regioni occidentali della Repubblica dell'Azerbaigian e la Repubblica Autonoma del Nakhichevan, e cioè viene fatto un nuovo corridoio che collegherà la Repubblica Autonoma del Nakhichevan, quella di cui parlavamo poc'anzi, dove è stato abbattuto l'elicottero, e il territorio azero. E quindi anche qui va istituita una strada, un corridoio per garantire questo. Il controllo dei trasporti è esercitato dagli organi di servizio di frontiera dell'FSB della Russia. Con l'accordo delle parti sarà fornita la costruzione di nuove comunicazioni di trasporto che colleghino la Repubblica Autonoma di Nakhichevan con le regioni occidentali dell'Azerbaigian. 10 novembre 2020. Il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, il Primo Ministro della Repubblica Armena e il Presidente della Federazione Russa. Come vedete, è un accordo che sancisce il La sconfitta ritorno, armena. la sconfitta armena, quindi devono cedere tutto ciò che avevano preso negli anni 90, tutti i territori conquistati, e in più loro si tengono gran parte dell'Artsakh che hanno riconquistato. Cioè gran parte, una parte dell'Artsakh che hanno riconquistato, perché gran parte dei territori che hanno riconquistati erano anch'essi azeri, cioè tutto il confine con l'Iran era territorio azero, non è mai stato dell'Artsakh o dell'Armenia, per capirci. E quindi, insomma, è una dichiarazione di resa questa a tutti gli effetti. Poi assume una particolare valenza il comunicato di Pashinyan, che dice che ha firmato l'accordo dopo aver a seguito di un'analisi approfondita della situazione militare e di una valutazione delle persone che la conoscono meglio, cioè i comandanti sul campo. Ecco, E in poche apparentemente lui l'ha parole. firmato che non c'era, che non era neanche presente in Parlamento, non era neanche presente nella capitale, no? No, lui era in una località protetta. Ecco. Che cosa è successo? Che lui ha firmato questo accordo perché i comandanti militari gli hanno detto che non avevano alcuna opzione militare per salvare le posizioni in Artsakh e nei territori occupati. Quindi anche Yerevan era a rischio ormai. No, nel senso che no, Yerevan perché non è mai stata attaccata l'Armenia in Sì, sé. ma la spinta degli azeri era ormai verso tutte le zone dell'Artsakh e quindi anche verso i collegamenti verso Yerevan. E Yerevan le distanze sono Dunque, quanto? sono abbastanza distanti. Il problema è che loro non avevano più risorse da inviare in Armenia, scusatemi, in Artsakh per sostenere la guerra contro gli azeri. E Quindi questo in si è sostanza visto. tutti i mezzi distrutti ultimamente sono armeni e l'Armenia era senza più gran parte dei suoi mezzi di Non aveva difesa. altre risorse da distogliere, perché tenete presente che non possono togliere le riserve di difesa del paese, perché a quel punto lì si troverebbero alla mercé di chiunque. E loro hanno perso tantissimo, tanti mezzi che hanno inviato in Artsakh, tant'è che ultimamente addirittura gli armeni che difendono l'Artsakh erano costretti ad abbandonarli intatti, perché non avevano più rifornimenti anche di carburante. Abbiamo visto dei blindati con mitragliatrici antiaeree montate sopra che erano stati abbandonati, carri armati perfettamente integri, T-62, T-72,
diversi mezzi, camion, eccetera, Sì, non in erano perfette stati condizioni, colpiti, certo, sì. semplicemente abbandonati perché probabilmente aveva finito il carburante, ciao, cioè l'equipaggio se ne va e procede a piedi. E in effetti anche nei video che ho visto i soldati dell'Artsakh usavano auto civili, usavano ciò che trovavano, per lo più si muovevano a piedi, perché Beh, chiaramente non è una regione molto ricca, quindi le disponibilità anche per questa gente di uniformi e sì, quant'altro quindi non era. avevano quello che avevano, probabilmente avanzato dall'epoca sovietica e via dicendo. Alcuni addirittura erano tutte persone di 30, 40 anni, 50 anni, ho visto nei video, cioè, Ecco, da l'Artsakh non era riconosciuto da nessuno, nessuno, ecco, tranne dall'Armenia, sì. solo dall'Armenia. E forse mi sembra dalle repubbliche secessioniste della Georgia, le Ossezie del Sud, hai presente? Certo. E quindi insomma, Viene ridimensionata completamente la situazione. Pashinyan, sì, adesso accusa i militari, no, di questa sconfitta, ma in realtà È la sua posizione politica che sì, lui cerca di salvare la sua posizione politica, ma è indifendibile. La reazione nel paese è stata immediata e violenta, e cioè la popolazione è scesa in piazza Erevan e ha occupato le sedi istituzionali. Noi stiamo mostrando giustamente la foto del Parlamento armeno occupato. Esattamente, il Parlamento armeno è occupato, il palazzo è occupato, per strada le piazze sono presidiate dalla popolazione Ci sono stati anche degli e scambi io di non vedo armi da altre fuoco? possibilità, mi sembra di sì, mi sembra di sì. Io non vedo altra possibilità per Pashinyan che dimettersi. Il governo deve tornare a un governo Di compromesso. votato dalla popolazione, che rientri nell'ambito come si dice, dei crismi delle repubbliche sovietiche, quindi deve entrare a far parte a tutti gli effetti dell'Unione Eurasiatica, insieme ad altri paesi, e questo governo filoamericano, credo che abbia segnato l'ultima pagina della sua storia con questa sconfitta militare. Ecco. Perché ricordiamo che Pashinyan è salito al potere con un golpe Solite rivoluzioni colorate. voluto dagli americani, quindi pian piano, lentamente, stava allontanando l'Armenia Dalla Russia. dall'influenza russa e via dicendo. Ha proibito addirittura quest'estate la trasmissione dei canali russi e quant'altro. È una strategia che già conosciamo, che tende a creare dei nuovi, diciamo, punti di riferimento culturali in un paese come è successo in Ucraina, praticamente, proibendo addirittura la lingua che è parlata dal 45% della popolazione ucraina come prima lingua nelle scuole. Ma Putin stesso ricordava che ci sono 2 milioni di armeni e 2 milioni di azeri in Russia, che vivono lì, Esattamente, quindi. vivono stabilmente lì, lavorano lì e compiono tutta la loro vita nella Federazione Russa, quindi i rapporti tra l'Armenia e la Russia devono essere saldi e forti. Non c'è spazio qui per l'imperialismo americano e non ci deve essere. E già la Georgia andrà curata di questa sua malattia, che è un cancro poi che si diffonde perché si vede la Georgia da quando ha abbandonato la sua via per scegliere quella del vendersi agli americani. Che cosa ha trovato? Ha Ma trovato lo vediamo tutti i giorni in Ucraina con i disastri esattamente, che sono successi, è esattamente, e la miseria che dilaga, la ecco, stessa musica in tutte le regioni confinanti, purtroppo. la distruzione di tutto il tessuto sociale, industriale, politico del paese, via dicendo. Shakashvili
fu l'artefice di questi passaggi, oggi è ricercato in Ucraina, è ricercato in Anche in Georgia. Georgia, sì. Sì, si candiderà probabilmente in Bielorussia al prossimo giro, non lo so. Si era candidato anche in Ucraina, quello lì, vabbè. Comunque sia, è un dramma che non trova mai il suo sbocco. Questa pagina, tra l'altro, segna allora, innanzitutto non c'è la Turchia. Non c'è la Turchia al tavolo delle trattative, questa è una grande notizia perché è importante che la Russia sia riuscita a identificarsi come una parte terza, è riuscita a non cedere nell'appoggiare apertamente una delle due parti, a mantenersi estranea e allo stesso tempo però a sostenere l'Armenia perché ha fatto ben capire che non doveva assolutamente esserci un attacco all'Armenia. Ha schierato le sue truppe ai confini Come per dicevi presidiarli. Stefano, fondamentalmente la cosa migliore che è stata raggiunta è stata estromettere la Turchia dal tavolo delle trattative e entrare al tavolo delle trattative non come stato o nazione in causa, ma più che altro come gestore delle intere trattative oggi. Sì, c'è un altro lato però che mi piacerebbe vedere, cioè questo. Il fatto di aver mediato una pace che è conveniente a tutti, perché l'Armenia avrebbe perso tutto dalla continuazione della guerra. E in questo Pashinyan comunque bisogna rendergliene conto che pur obtorto collo ha firmato un accordo che ha salvato, diciamo, il salvabile dalla sua situazione. Procedere nella guerra avrebbe costretto a perdere tutto, quindi si è immolato per salvare il salvabile. Ma lo pagherà questo, lo pagherà. L'Azerbaigian invece, Aliyev, ha guadagnato molto da questa trattativa con la Russia e sicuramente il fatto che abbia accettato di non far venire siedere al tavolo della trattativa Erdogan significa due cose. La prima è che non vuole diventare un satellite, non vuole che l'Azerbaigian diventi un satellite della Turchia, ed è la prima notizia positiva. E seconda, che vuole tenere ottimi rapporti con la Russia. E questo può essere un segnale di riavvicinamento, dell'Azerbaigian alla sfera, di influenza russa. Nell'equazione, Stefano, tu volevi inserire anche l'Iran mentre parlavamo non in Sì, diretta. esattamente, perché l'Iran adesso vede ha schierato l'esercito al confine, ha portato molte unità dell'esercito iraniano al confine con l'Azerbaigian. E questo perché? Perché ha lanciato un messaggio molto chiaro. Innanzitutto hanno abbattuto alcuni droni che sconfinavano e via dicendo, hanno fatto vedere che le loro difese, i droni li vedono e li abbattono istantaneamente. Primo. Secondo, il messaggio è questo: l'Iran non tollera la presenza di truppe jihadiste ai propri confini e l'Azerbaigian sa che si è preso in carico 3.000 almeno miliziani jihadisti, che mercenari che sono stati tolti dalla Siria, le famose FSA, no? Quelli che, come si chiamava vabbè, non mi ricordo più, del Grande chiamava i Del partigiani. partigiani, sì. Partigiani, sì, mamma mia, che gente. E sto qua che cosa ha fatto? Li ha portati, cioè sto qua è Erdogan, li ha mandati, non sapendo più che cosa farsene in Siria, li ha mandati a combattere le sue battaglie altrove, prima in Libia, li abbiamo visti in Libia, dove però è stato fermato, anche lì non è riuscito a raggiungere gli obiettivi che voleva raggiungere, e ora li ha mandati in Azerbaigian, ma non ha neanche ottenuto con il suo impegno, che ha mandato tutti i droni e via dicendo all'Azerbaigian,
a combattere per l'Azerbaigian non ha neanche ottenuto di sedersi al tavolo delle trattative. Quindi un costo enorme, una enorme spesa che però non ha dato alcun risultato. Sì, si spera che non abbia dato alcun risultato e che quindi effettivamente il fatto che lui non ci sia stato significa che Non ha le sue l'Azerbaigian zampe nella marmellata. vuole mantenersi Neo. autonomo Sì, e sì, sì, sì. indipendente e quindi trovi che questa indipendenza e forza autonomia la possa meglio trovare e vedere rispettata da un alleato giusto come la Russia rispetto a uno preponderante e prevaricatore come la Turchia, perché probabilmente le pressioni che ha subito da parte turca le conosce lui, di sicuro non le conosciamo Certo, noi, certo. ma se alla fine ha fatto questa scelta si vede che le ha valutate e soppesate bene, ha capito bene qual è il disegno che vuole portare avanti Erdogan, che tra l'altro si sta, diciamo, allargando ulteriormente perché cerca di sedurre il Kirgizistan, Kirgizistan, come diavolo si chiama, non mi ricordo mai, che è un'altra repubblica, tra l'altro, dalla vita un po' travagliata in La questo troviamo periodo. sotto il Kazakistan, sì. Esattamente. E che sta trattando per la fornitura di armi con la Turchia. La Turchia inizia sempre così, ti fornisce le armi, poi arriva a fornirti mercenari, poi prende il controllo Poi ti prende la del ragione tuo paese, completamente, no? Esatto, perché introduce i fratelli musulmani e via dicendo, sì. e insedia poi un politico suo compiacente. Probabilmente Aliyev questo l'ha capito, sa bene che l'Iran non è un paese con cui scherzare, perché se dice che non vuole le milizie mercenarie jihadiste ai suoi confini, puoi star tranquillo che, no, che farà tutto quello che deve fare per farle sparire. Ah, ecco che nel quadro rientra benissimo l'abbattimento di un elicottero russo da parte di queste fantomatiche milizie che si trovano proprio al confine tra Turchia e Armenia. Cos'è? Esattamente. Sì, Turchia è la Repubblica dunque cos'è E quindi fondamentalmente Nakhichevan, è come se Nakhichevan. Gli azeri avessero messo nel congelatore questi 3.000 in una repubblica chiusi laggiù e questi stizziti abbiano abbattuto un elicottero per Sì, non sabotare. erano lì perché in realtà sono arrivati attraverso vari voli A a Baku, se non mi ricordo male. Baku, Ecco. esattamente. Attraverso anche l'Armenia, la Georgia, scusatemi, che casualmente ha dato il suo avallo al passaggio di queste forze e hanno raggiunto poi dal confine georgiano a zero il teatro di battaglia della guerra e hanno combattuto anche nel sud del paese. Il problema è che la loro presenza è estranea all'Azerbaigian. Io ricordo innanzitutto che l'Azerbaigian è sì un paese musulmano, ma è anche e soprattutto un paese profondamente sciita. E il wahhabismo Ah, certo, la fratellanza musulmana non ha molto e la spazio. fratellanza. No. Non lega moltissimo con questo paese, quindi finché gli faceva comodo, probabilmente ha sfruttato l'appoggio di Erdogan. Adesso che ha ottenuto la vittoria militare e la restituzione totale, guardate le scene di gioia nell'Azerbaigian Sono erano incredibili, sì. indescrivibili di ieri, perché l'Azerbaigian ha riottenuto la propria dignità calpestata nel 94. E quindi ha recuperato tutto il terreno perso, i territori azeri persi e conquistati dall'Armenia nel 94, eccetera, e ha conquistato parte dell'Artsakh, ecco. E tutto viene congelato sul campo, e verrà poi sancito nero su bianco. Nel piano di pace presentato, qualche giorno fa da Putin, c'era l'idea di creare non una repubblica autonoma, ma una provincia autonoma dell'Artsakh, però all'interno
dell'Azerbaigian. E io mi auguro sinceramente che azeri e armeni trovino in loro la forza del perdono, perché il perdono è un'arma potentissima, e trovino il coraggio di riabbracciarsi come fratelli e come sono sempre stati tali quando erano tutti Parte dell'Unione Sovietica, all'interno certo. dell'Unione Sovietica. È una cosa che chiaramente costerà uno sforzo incredibile, lo sappiamo benissimo, ne parlavamo io e te prima della situazione così com'è stata in Jugoslavia, adesso sarà bene o male simile anche qua, non proprio la stessa cosa, chiaramente. Fortunatamente in questo caso abbiamo le forze di pace russe a intrapporsi tra i due. Sì, ma in questi anni, 26 anni che dura questa guerra, a Stepanakert hanno sempre vissuto comunque famiglie azere che non si sono mai allontanate dalle loro La abitazioni. speranza è che non ci siano delle pulizie etniche o delle risposte che non sono di Io mi questo auguro di secolo, ma sono no, di quello passato, ecco. ma tieni presente che comunque sia non ci sono le forze americane o altre presenti sul terreno a controllare, ma quelle russe. E quindi questo ci dà molta più garanzia di capacità di mediazione e di sincerità Altra cosa. nel garantire una parola data, ecco. Un'altra cosa, come dici, giustamente bisogna sperare che quei 3.000 che sono stati fatti entrare vengano fatti uscire. Ah, sicuramente verranno spediti via. Non so però a questo punto dove vadano a parare, nel senso che Erdogan, questa gente qua, non sa più dove Ah metterla. certo, in casa sua non le vuole mica, sennò li avrebbe già presi. Esattamente, non sanno dove andarli a mettere, perché Certo che l'ultimo posto in cui andarli a mettere sembra l'Europa, no? ma avevamo ipotizzato che volessero magari metterli nell'Artsakh ripulito dagli armeni. Ma l'accordo di pace che ha firmato Non permetterà Aliyev questo, sì. sembra voler rispettare l'autonomia dell'Artsakh e trovare una pace duratura per il paese. Da questo punto di vista ci sono le premesse, io penso, di vera sincerità e vero impegno da parte di entrambe le parti di porre fine a una guerra sanguinosa. Che poi alla fine delle fine non aveva molto senso. Se noi torniamo con la memoria indietro quando si è sfaldata l'Unione Sovietica, sappiamo bene chi abbia messo zizzania e provocato disordini e dissidi interni alle repubbliche ex sovietiche. Sono stati gli americani, l'hanno fatto in Cecenia, l'hanno fatto in L'hanno fatto tanti ovunque, posti, sì. e anche nel Caucaso non sono esenti dall'aver causato l'uscita dal CSI, dall'Unione Sovietica, di queste repubbliche, e al loro interno aver scatenato le guerre intestine. Perché? Perché servivano per scardinare un Di sistema relazioni che economico, funzionava, sociale, di certo, sì. relazioni e politico che funzionava, e invece volevano fare il deserto. E perché? Perché una volta che tu hai distrutto tutto come in Ucraina, puoi mettere anche tuo figlio alla presidenza Certo, sì, puoi metterci chi vuoi. Sì, della società più importante di idrocarburi del sì. paese, no? Cioè, voglio dire, e altrimenti li minacci. Se la Corte di Giustizia del tuo paese, Corte Costituzionale, dice che è anticostituzionale un provvedimento che io ti ho obbligato a farlo, io ti dico no, tu devi dire alla Corte Costituzionale che se lei non cambia l'opinione, io non ti do i soldi, quindi fai quello che ti dico io. E questo non è assolutamente un'intromissione negli affari degli altri paesi. Poi si dice di intromissione russa. Ma Ecco, per carità, ma per carità, ci mancherebbe. ma vuoi dire che la UE o gli Stati Uniti siano dei paesi imperialisti che fanno delle ingerenze No, pesanti? Ma mai, ti mai dico, stati. guarda, ti dico solo, quando mai l'Unione Europea ha minacciato gli scozzesi di cacciarli fuori dalla UE se avessero votato l'uscita dalla Gran Bretagna?
mai Mai successo. sentito, mai E sentito. quando mai hanno minacciato gli inglesi di pesanti ritorsioni se avessero votato l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Sovietica, Già, dall'Unione magari, sì. Europea? Ma non è mai Certo, successo. sì. E adesso non mi vorrei mica dire che credi che l'Unione Europea abbia invitato gli scozzesi a rifare il referendum e invitandoli a uscire dalla Gran Bretagna. Ma no, No, non ma si va mai mai. più, Figurati, noi siamo mai onesti. più. Ma non sia mai che una cosa così succeda. Dai, su, non scherziamo. E chissà cosa combineranno in Catalogna, chissà cosa combinano da noi di Ma continuo, guarda, sai? guarda, basta vedere che cosa hanno cercato di fare in Italia. Guarda, è una palude in cui ogni volta che ci mettiamo una zampa ci prende tutto il corpo. Io ho sempre condannato e combattuto Berlusconi politicamente, però nel Oggi. 2011 io mi inchino di fronte alla non ingerenza dei paesi europei negli affari di politica interna italiana, Certo, insomma. No? certo, certo. Lo spread a 700-800 Sì, ce lo sì, 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 sì. ricordiamo Hanno bene. usato tutti gli strumenti a loro disposizione per cambiare la Sì, e adesso musica, la ecco. situazione economica è molto peggiore, eppure è quasi a zero lo spread. I tassi dei BTP a 5 anni sono addirittura negativi. Italiani, intendo, cioè. Rendiamoci conto. Poi mi vengono a dire che non sono tutte cose pilotate, ma Ah no. scherziamo. Guarda, con la Turchia l'impero ottomano fu fatto fallire indebitandolo. Ma E qua cioè, stiamo andando sulla buona strada. esattamente, e cioè l'Inghilterra indebitò a tal punto l'impero ottomano che poi ne ottenne il fallimento e il crollo. E qui non è che succeda molto diverso. Torniamo, scusa, volevo ricordare una cosa. Mesi fa, anzi un anno fa, ci occupammo del golpe in Bolivia. Vi ricordate che era stato rieletto Evo Morales al primo turno addirittura, e sempre i non ingerenti, no? Ah, scusa, avevo dimenticato, ma vorrei mica che l'Unione Europea riconosca un presidente non eletto in Ah, Bielorussia, no, cioè. no, ci mancherebbe. No, figurati, sono pronti a riconoscere Ma casalingo e qualunque. non può succedere una cosa Ma, simile, dai. esatto. Esatto. Allora, la presidenta golpista boliviana Agnes, Janine Agnes, Che ha che sostituito. si autoproclamò presidenta della Bolivia al posto del legittimo ed eletto presidente Evo Morales. Dopo un anno di ritardi, ha dovuto cedere e fare le elezioni politiche, no? In Bolivia. E cosa è successo? Hanno È perso. chiaro, esattamente. Il nuovo presidente Arce, che era un ministro del governo di Evo Morales, è stato eletto al primo turno con una percentuale di voti addirittura superiore a quella che aveva preso Evo Morales l'anno scorso. Quindi non solo le elezioni erano del tutto legittime Regolari, certo. e non c'erano brogli, come non ci sono stati neanche in Bielorussia o in Venezuela, ma la popolazione è riuscita a rimanere unita, organizzata e a contrastare il golpe fino a costringerlo al voto e ad accettare la sconfitta. Evo Morales ieri è ritornato nel suo paese, trionfante con una folla oceanica da attendere, una vera folla oceanica, non come quelle che ci dicono al telegiornale che ci fanno vedere da Minsk, 3.000 persone diventano 100.000 negli articoli, come mi è già capitato di Sì, le vedere. gonfiano. Sì, ma in una maniera vergognosa, cioè. Beh, scusami Stefano, qua abbiamo l'esempio di una bellissima elezione democratica che ha avuto successo. Cosa Sì. succede a pochi chilometri di distanza nell'emisfero nord? Ah, vuoi farmi il continente Ah, ecco. sicuramente? No, perché il conteggio dei voti ancora credo che... Aspetta. È una cosa Allora, drammatica, insomma. Quei paesi che esercitano l'ingerenza ovunque sono aspetta. ancora lì a contare i voti se sono regolari o Guarda, meno. è bellissimo quello che è successo. Allora, innanzitutto bisogna spiegare perché c'è tutto questo bailam
nelle elezioni. La sera delle elezioni, quando è stato conteggiato il voto espresso dai cittadini nelle urne, quindi quel voto certo e sicuro, il presidente era Donald Trump praticamente, no? Perché alla termine dello scrutinio dei voti, delle urne, era primo. Cioè era in vantaggio in tanti stati da assicurarsi circa 584 voti, mi sembra, elettori, scusatemi, elettori. Quando hanno iniziato a conteggiare i voti per posta, la percentuale è cambiata, e cioè se da un lato vinceva nei voti legittimi e regolari, sicuramente regolari, attenzione, iniziamo a fare questa distinzione. Donald Trump, negli altri che sono arrivati via posta, invece stravinceva in maniera pesantissima, sovvertendo ogni tipo di esperienza passata, di studio statistico anche dell'Università di Stanford, ma Joe Biden. Tant'è che, ad esempio, in Michigan, dove vinceva, era davanti Trump per 200.000 voti, Joe Biden con il voto via posta è riuscito a recuperare 350.000 voti e portarsi sopra dei 150.000, che è una proporzione, una sproporzione di voto tra quello legittimo e verificabile delle urne e quello invece via posta. Quindi è Ed è legittimo in pensare che ci sia una possibile frode, non è detto che ci Guarda, sia. non era mai successa una cosa simile in passato. Lo studio fatto dalla Stanford University dimostrava che dal 96 al 2018 non c'è mai stata una grossa differenza, se non minima, proprio nelle percentuali del voto tra quello effettuato via posta e quello effettuato nei seggi. Cosa quindi è cambiato da allora? Non è più quello che nessuno spiega in TV e sui giornali, è che quello che abbiamo visto chiamato voto per posta dai nostri media non è il voto per posta che c'è sempre stato negli Stati Uniti. E mi spiego meglio e brevemente. L'istituzione del voto per posta, nasce ai tempi della guerra di secessione, quando durante le elezioni di medio termine, le midterm, il presidente Abramo Lincoln temeva di perderle proprio per il fatto che mancavano molti militari. Abramo Lincoln mi sembra che fosse repubblicano. E quindi cosa succede? Che fa l'istituzione crea l'istituzione del voto absentee ballot, no? E cioè il voto in assenza. I soldati vengono chiamati a esprimersi anche dalle basi, dai fronti dove si trovano. Ed è sempre stato usato appunto per i soldati e via dicendo. Per le persone che si trovano all'estero, come una mia amica che è qui di Valle San Bartolomeo, che è americana e vota a distanza. Ne devi far richiesta, il tuo nome viene inserito in un elenco di persone, di americani che votano a distanza, e poi il tuo voto viene inviato e gestito. Però che cosa c'è? C'è che tu sai quanti voti ti arriveranno al massimo via posta, perché sono registrati e devi Certo. farne richiesta. Cosa è cambiato allora? È cambiato che quest'anno e solo per le elezioni del 2020, a causa del Covid, 29 stati americani, governatori, hanno votato una legge che istituiva l'obbligo di invio a tutti gli elettori registrati per il voto, perché ricordatevi che in America non voti per diritto. Voti, hai il diritto di voto se ti sei registrato per votare in quell'elezione. Se non ti registri e la scadenza della registrazione è anche 9 mesi antecedente al voto,
poi in alcuni è 6 mesi, in altri 3 mesi, comunque è sempre antecedente al voto, devi farlo prima. Se non ti sei registrato, non puoi recarti a votare. Allora, tutti gli iscritti al voto, una volta chiusi gli elenchi, è stata inviata a casa la documentazione per il voto a distanza. E questo implica una serie di problemi di ordine burocratico. Il primo, non hai un'idea di quanti voti per posta ti arriveranno. Secondo, e quindi non puoi controllare che non ce ne siano in più. Certo, sì, che non siano stati aggiunti milioni di risme di... Certo, Stampati, sì. non si sa come, non c'è modo di controllarlo. Secondo problema. C'è il grande rischio che le persone votino 2 volte e via dicendo, sia per posta che poi lì, perché non sono iscritte e non hanno fatto richiesta di votare per posta come nella procedura normale, solita. Ed è enorme e tra l'altro 17 di questi stati non hanno strutture in grado di controllare che non succeda questo, ok? Non hanno modo di Quindi controllare hanno le porte aperte per la frode durante per le qualunque tipo elezioni, di certo, frode. sì. Ma il terzo e più grosso problema che si pone a questo tipo di voto è che nessuno controlla chi vota realmente. Potrebbero essere deceduti, come no? Ma una persona potrebbe essere deceduta, potrebbe essersi trasferita di stato in quei 9 mesi Certo, certo. perché ha perso lavoro e l'ha trovato in un altro. E per la legge americana, se ti trasferisci, non puoi votare nello Certo. stato da dove te ne sei andato. E se hai votato, il tuo voto andrebbe annullato perché poi voti da un'altra parte quando ti sposti. Certo. Senza contare che è illegale, apre le porte anche lì per dei processi, per finire in galera, Di insomma. questi casi qua ne sono emersi già più di 3.000 nei primi controlli in Nevada. Ecco. Ci mancherebbe, figuriamoci in tutte le altre regioni. Quindi vediamo 3.200 quanto rotti questi e hanno detto democratici. che possono controllarne solo al massimo un terzo. E quindi vuol dire che ce ne sono altri 6.000 di questi casi, come minimo, su una differenza di voti di 12.000. Capite che? E quasi tutti erano per Posta. Biden, sì, e per Biden, tra l'altro. Altra cosa, l'identità, il problema dell'identità, guardate che non è un problema secondario, perché il cardine del voto è che deve essere certa l'identità di chi si reca al voto. Proprio per il fatto che tu devi esprimere un solo voto, perché voi immaginate che spedendo a tutti i cittadini che hanno fatto richieste di voto i moduli per il voto a distanza, ci sono famiglie o condomini, tra virgolette, dove magari arrivano 30-40 moduli, o in una famiglia ne arrivano magari 5, 6 o 7, no? Perché hanno famiglie anche molto numerose negli Stati Uniti, in certe comunità e via dicendo. Questo significa che tu non sai e non puoi stabilire chi di quella famiglia può aver votato anche per gli altri. Sì, tu non puoi assolutamente sapere se hanno avuto un voto indipendente, nel Ah, senso sì? che il capofamiglia potrebbe decidere per tutti adesso. Può anche averle spedite la madre, per dire. Certo, sì. Al Sì, posto dei figli maggiorenni sì, che sì. dicono: ma no, mamma, non me ne frega niente, io non Certo, vado a votare, certo. per dire, tanto devo andare al college oppure il college è chiuso, che ne so. Resta comunque il fatto che qualcuno prende i moduli degli altri, li compila e li spedisce, cioè li vota e li spedisce. E ha votato 7 volte. Il portinaio di un palazzo, in teoria, può votare anche 40 Ah volte. certo, sì, se lui ha tutti i moduli a posto. Tanto lui si frega i moduli e poi Sì. quei moduli non sono identificabili perché non sono il Certo, voto. non c'è il tuo nome sopra. In alcuni stati, tra le altre cose, una cosa bizzarra, è previsto che si firmi la scheda, no? E addirittura in alcuni stati deve esserci anche la firma dei testimoni. Cioè, quello che mi chiedo io è, tu la poni su una scheda chiusa, no? Sei testimone che hai votato. Ok, va bene, ma la firma, ok, ma chi lo decide che quella è la Che firma la tua autentica, firma è vera, che è esatto. la tua, che è la sua? Credete che Ma i seggi chi lo siano sa lì a... che tizio o Sempronio hanno quella firma lì, no?
E infatti tanti stati non sono in grado di sapere se Certo. una firma apposta è quella legale, cioè quella effettiva di quella persona. Perché chiunque può mettersi lì, ne firma 500 e ne spedisce 500. Il punto è che poi non è garantita la sicurezza della gestione dei voti, magari effettivamente e giustamente fatti, nel tragitto. Perché è affidato alle poste o a società esterne che si occupano del trasferimento e via dicendo, con tutto quello che compete, perché non sono pubblici ufficiali. Poi il deposito magari in magazzini affittati, che non sono di proprietà delle poste, per dire. Le poste, tra virgolette, in America sono un'istituzione federale con tanto di polizia interna, per capirci. E poi lo spoglio non viene fatto da pubblici ufficiali, cittadini chiamati e che prestano giuramento di effettuare il lavoro di spoglio, Sì, gli scrutini, sì. di scrutinio con correttezza. Imparzialità. Sono i dipendenti stessi delle poste, no? I dipendenti statali, americani, che vengono chiamati a fare quel lavoro lì in più. Sta maratona qui che non gliene frega niente di fare, tra l'altro, e che sono costretti a fare senza che magari gli paghino pure gli straordinari, no? Capite bene che ci può essere chiunque in mezzo a loro. Non sono persone selezionate per controllare. Infatti, io ho visto delle immagini che quelli che dovevano controllare per i comitati elettorali dei candidati. Le elezioni guardavano questo magazzino con tanta gente che girava con carrelli di schede, bancali di schede, no? In mezzo a questo enorme magazzino e loro non potevano controllare niente. Cioè, noi ci immaginiamo, noi, nella nostra mentalità, no? Che noi immaginiamo le nostre elezioni nei seggi con i rappresentanti di liste che controllano e verificano la correttezza del voto, i presidenti di seggio con gli scrutatori che non si conoscono. Che sono cittadini del comune, presi, sorteggiati o nominati da una commissione elettorale, che comunque sono incaricati di fare un lavoro preciso, come normali cittadini, e invece si trovano di fronte a uno spettacolo di un gruppo di dipendenti, delle poste che sono chiamati ad essere lì nella notte, stanchi. A movimentare queste tonnellate di schede, ma se uno introduce un bancale intero di schede già Non se ne votate, accorge no? nessuno. Ma chi se ne accorge? E soprattutto, come fai a dire che non sono autentiche? Sì. Perché tu sapevi quante ce n'erano? Ma chi lo Sì, sa? sì, 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 sì. L'unica cosa che devono stare attenti quando fanno queste cose qui è di non superare il numero degli aventi diritto al voto, cioè degli iscritti, che in America la gente si iscrive, ma molte volte non va a votare. E quindi loro sanno anche il margine di intervento, no? Sì, è chiaro che se Una volta che uscirà. sai quanti sono andati a votare alle urne, no? Tu dici, oh, guarda, io ho un margine di intervento di 450.000 voti che possiamo inserire senza neanche prestare sospetto. Certo. Ci bastano, ne avanziamo. Cioè, il punto è, l'hanno fatto o non l'hanno fatto, non mi interessa. Andava a favore di Biden, andava a favore di Ah sì, non Trump, ci non mi interessa, interessa. sì. Non mi interessa. Il punto è questo, che questo sistema qui è talmente aperto e insicuro per frode, per truffa, per inganno, per i singoli, per le organizzazioni. Perché lo possono fare anche delle associazioni, ci può essere la compravendita di queste schede, ci può essere qualunque tipo di cosa, perché sono già avvenute anche in passato, sono successe anche quando la gente si doveva registrare, cioè gente che diceva io sono Tizio Caio, chiedo di votare a distanza e poi vendeva la scheda elettorale. Capite bene che cioè, se è successo quando non hai un registro né niente, è tutto aperto, Sì. no? E tu hai queste schede già stampate per dire, ma la tentazione di dire: ma chi lo viene a sapere se io aggiungo 300.000 Ma schede nessuno. che non sono riconducibili a Tizio Caio? Paul Jones ha votato? Sì, ha votato. Dove ha votato? Nel seggio. Allora è stato suo vicino a votare. E tanto non c'è scritto.
Tanto nessuno controllerà la firma. No, ma non c'è, ma in tanti stati non c'è neanche bisogno della firma, le schede arrivano assolutamente anonime. Anonime, perfetto, La firma la metti sulla busta, sì. no? Una volta che la busta viene tolta e la scheda viene separata, perché poi viene fatto anche quello, perché poi va allo spoglio senza la busta. La scheda è così, non c'è il nome sopra, perché non ci può essere il voto segreto, altrimenti non andrebbero nelle cabine a votare. E guarda, è una cosa allucinante. È allucinante, ma è È anche allucinante. ridicola, perché questi E sono gli soprattutto che stessi questi che... qui vanno a parlare, a pontificare sugli altri. Il Appunto. 6 di dicembre, Sasha, ci sono le votazioni in Venezuela. Vedremo quanti voti prende l'opposizione di Guaidó e se si candida. Ah, ma non credo che sia più sull'orizzonte politico quel personaggio. Ma se l'hanno ancora ricevuto poco tempo fa nella UE. L'hanno chiamato anche presidente. Ma ci rendiamo conto di come sono ridicoli? Vabbè, dai. Beh, sono contento che Evo Morales sia rientrato nel suo paese, va. Almeno lui si è salvato. Scappando è riuscito a salvarsi. È incredibile che scappando sia riuscito poi a rientrare, perché solitamente gli Stati Uniti non permettono né perdonano questo genere di Eh sì, personaggi. ma avevano perso alcuni paesi fondamentali, cioè il Messico prima e l'Argentina dopo. E Evo Morales è riuscito a riparare sia in Messico che poi in Argentina, a salvarsi, protetto Dell'autorità, dalle sì. autorità di questi paesi. Ed è importante, tra l'altro, che sia il Messico che la Russia, che la Cina, che la Bielorussia e altri paesi abbiano già detto che riconosceranno il presidente degli Stati Uniti solo quando sarà concluso l'iter giudiziario che stabilirà chi è Chi è effettivamente il veramente il vero presidente. presidente? Perché ricordiamoci bene che non sono i media a stabilire chi è il presidente, ma è la Corte Suprema alla fine che deve dichiarare la regolarità del voto. E Sappiamo che siccome quella è marcia come tutto il resto del sistema, eh. chiaramente, però è anche vero che ci sono dei ricorsi in ballo e che le obiezioni che abbiamo fatto Sono sono fondate. delle obiezioni non di maniera, ma sono delle obiezioni serie di sostanza, e cioè il voto deve avere delle caratteristiche per essere riconosciuto tale, anche in un paese come gli Stati Uniti, insomma, che a livello di cultura politica sono a infimi livelli, però anche di rispetto soprattutto dei cittadini e via dicendo, però anche lì qualche cosa alla fine delle fini dovranno riconoscere di legittimità e di costituzionalità a un sistema che in realtà è fatto per degli imbrogli. E ricordiamoci una cosa, che non è, ripeto ancora una volta, non è lo stesso sistema che veniva usato negli anni scorsi per il voto a distanza. Questo è stato fatto esclusivamente a causa del Covid nel 2020 da 28-29 stati, tra i quali c'erano Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, tutti, se andate a vedere, sono tutti gli stati di questi famosi in cui il risultato era incerto e che solamente il voto per posta Ha ha risolto determinato, sì. e sempre in favore di Biden. sì. Che Fantastico. dicano poi, ma perché quel presidente aveva detto di non votare, non importa, Certo. poteva aver detto anche di andarci, non cambiava niente. E lui si lamentava che questo tipo di sistema non andava bene. Purtroppo non è nei poteri federali sospendere un tipo di voto che è un'opzione invece dei governatori degli stati singoli. E quindi lui doveva accettare questa cosa qua. Ma da quando è stato fatto, ha sempre detto: guardate che questo sistema che avete fatto per il voto in quest'anno qui è un sistema truffaldino e che è aperto a brogli. Ed è effettivamente così, perché andandolo a vedere nei particolari, io sono rimasto sconvolto a scoprire che si svolgeva in queste modalità. Certo. Io me lo ricordavo com'era una volta, che cioè il cittadino si andava a registrare
per votare a distanza e che quindi veniva inserito in un elenco. Quello ti dice: oh, quanti voti aspettiamo? Al massimo sono 30.000 voti a distanza. Ok, e 30.000 voti saranno. Certo. Cosa ci fai con quei 30.000 voti? Una parte non puoi mica metterli tutti 100% a favore di uno. No, perché una parte sarà a favore dell'uno, una parte sarà a favore dell'altro, come Stanford ha sempre verificato negli anni passati. L'università, intendo. E stavolta qui che invece dice: quanti voti postali possono arrivare? Ah, tutti quelli che non votano nel seggio, in teoria, possono aver votato per Sì, posta, quindi vabbè. noi possiamo aspettarci che arrivino una valanga di voti a seconda di quanti servono. Ecco. Certo, una follia incredibile. Addirittura possono arrivare 3 giorni dopo, basta che abbiano il timbro del giorno del voto delle elezioni. E quindi li puoi anche stampare Evviva, e questa è la sul momento democrazia negli stesso. Stati Uniti. E La democrazia in America, voilà. certamente. Benissimo. Ricordando Alexis de Tocqueville. Stefano, io ho ancora un argomento di cui vorrei Oh, parlare con te, dimmi tu. e purtroppo non è un bell'argomento, è la chiusura della faccenda Markiv. Oh, signore Dio. Speravo di evitarlo. Lo so, perché fondamentalmente questo discorso qua vogliamo chiuderlo anche noi, non è una bella chiusura. Guarda, diciamo questo. Io aspetto, Sasha, facciamo così, aspettiamo di leggere la motivazione della sentenza. Per Volentieri, volentieri. E la mia era solo una commentare. curiosità per tentare di Ma chiudere lo questa so, però parentesi. se dico qualcosa, È troppo presto. Sì, di sì, sì. personale, invece voglio leggere la motivazione Giusto, giusto. della sentenza, perché non mi capacito di una sentenza che arriva dopo un iter processuale Del del genere, processo di sì. appello in cui non si sono visti elementi che abbiano alleggerito la situazione di Markif, che non abbiano, diciamo, garantito un alibi, cioè la sua non presenza, mentre la presenza in loco era provata. Cioè che lui era presente in loco, ok, ma se tu non hai un alibi, nel senso che non puoi dimostrare che quel giorno non c'eri lì, cioè è ovvio che io dico se eri di servizio in quella zona, che ho le foto che eri in servizio a quella zona, io presumo che anche quel giorno fossi in servizio, no? Nulla è arrivato dall'Ucraina che dicesse: ah no, lui era stato spedito su un altro fronte, no, perché ci sono le foto prima e dopo il giorno per dire che lui era sempre lì sul fronte. Senza contare che tra quelle foto c'erano altre centinaia di foto che erano Sì, allucinanti. allucinanti, via dicendo, ma non riguardano espressamente Quel il processo. caso, certo. Lui non era incolpato oltretutto dell'omicidio diretto, cioè di avere ucciso lui Sì. direttamente Andrea Rocchelli, ma di aver contribuito attraverso le sue azioni all'uccisione di civili, perché Certo. lui ha detto che aveva ordine di sparare a tutto quello che si muoveva, che è una cosa che va contro ogni Regola militare, sì. regola militare stabilita dalla Convenzione di Ginevra. Ne abbiamo già viste a iosa di convenzioni violate anche in Siria da parte degli sgherri di Erdogan, dagli ospedali e via dicendo. Certo. Quando la posizione di Markif durante tutto il processo è rimasta sostanzialmente identica, anzi addirittura peggiorata, perché sono emersi dei fatti dalle traduzioni che vedevano la sua posizione aggravarsi, io mi chiedo come sia possibile invece arrivare a una sentenza di assoluzione. Come dici bene, aspettiamo di vedere che Aspettiamo, cosa perché dicono, ma. l'unico mio dubbio è che abbiano ritenuto che non ci fossero sufficienti elementi provanti che lui era presente quel giorno a quella ora Sul sul luogo del posto. delitto. Però voglio dire, se c'è prima, c'è dopo, e non c'è, lui non ha un alibi per quel giorno lì, cioè, io ne ho già visti anche di gente condannata, con meno indizi, insomma. Certo, sì. Mi ricordo solo il caso di omicidio di primo grado e volontario, l'omicidio di Garlasco, Certo. no? Non c'era mica un elemento probante che come si chiamava? Vabbè, l'omicida avesse ucciso la ragazza in quell'ora lì. No, non c'era, eppure è stato condannato, assolto in primo e secondo grado.
Poi in Cassazione ha annullato il processo, ha rifatto l'appello e condannato. Cosa ha avuto? Un grado di giudizio quell'uomo? Comunque sia, l'hanno condannato. Adesso che cosa faranno? La Cassazione accetta il processo d'appello? Forse. Lo annulla. E se rifanno il processo e lo condannano, che cosa Niente, succede? perché tanto lui è già in Ucraina, mentre Esatto. prima Che cosa, l'avevamo. al limite succede? Che la giustizia si salva la faccia perché diciamo noi l'abbiamo condannato. Certo. No? E Barkif è salvo perché dice: ah, io sono in Ucraina, me ne fotto. E via. A posto. Come Eroe per gli ucraini, e, insomma, ero, sì. noi ci siamo sottomessi per chissà che cosa, ecco, chissà che cosa ci hanno dato in cambio per questa. Una pacca sulla spalla, cosa vuoi che abbiano A loro dato? non c'hanno neanche dei soldi da darci, perché se ci danno dei soldi devono essere stati stampati a Bruxelles il giorno prima o negli Stati Uniti 2 settimane fa, ecco. No, però sono obblighi che magari arrivano da chi ha voluto la guerra, da chi l'ha fomentata e da chi l'ha sostenuta, che hanno detto: no, guardate che siamo noi che comandiamo lì e quindi quelli agivano per conto nostro. Certo. È comunque uno schifo anche questo, come il sistema negli Stati Uniti, il sistema in Italia, il sistema in Europa, il sistema ovunque è marcio fino al midollo, ecco. Esattamente, e va sempre peggio. Sasha, abbiamo finito E con tutto. questa Poi nota di faremo ottimismo. questo approfondimento su Markif alla Abbiamo fine. l'approfondimento su Markif da Ah, io fare. sono bannato per questa storia qua su Facebook. Il mio profilo è Sei di bannato. nuovo Sì, 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 sì. offline? Sì, sono offline ancora per 13 o 12 giorni perché Facebook si è accorto che nel 2014 avevo postato la foto di alcuni personaggi di Maidan che sono neonazisti. Quindi è retroattiva e ti puniscono per pubblicare materiale re reale, vero, di gente che non Reale, vuole vero, farsi vedere. Sì. di gente che era presente a Maidan durante le operazioni del golpe e che ha visto l'appoggio di esponenti politici della UE, tra cui molti che sostenevano Markif adesso, e che erano neonazisti. Allora, loro che li appoggiavano sono giusti. Io che ho denunciato la loro presenza vengo bannato per 30 giorni, no? Ecco. E casualmente poco prima che ci fosse la sentenza. E meno male che c'è la libertà di opinioni, No, perché una delle cose che mi ha fatto piacere è stato venire a sapere che l'avvocato della difesa avesse visto il video che avevo pubblicato. Sì, e che abbia preso spunto da quello per il discorso della quota di tiro che era inutile perché comunque non sì, era cosa bastava decide chiedere un esperto, diretto, sì. esatto, che per invalidare il video aveva fatto presente esattamente il discorso della quota, della differenza di quota tra la cima della collina e il punto dove era stato ucciso Rocchelli, che garantiva anche una visuale comunque migliore. Hanno anche detto, anche fatto presente il discorso che nel documentario comunque non spiegavano se una persona invece fosse stata in cima alla torre, come abbiamo fatto presente, che tipo di visuale avrebbe avuto, Certo. visto che loro stessi mi hanno fornito il materiale per dimostrare che dicevano delle cazzate. Vabbè, comunque sia, li ringrazio, grazie perché sicuramente è stata Considerazione. segnalata sta cosa Sì. della foto, nel senso che Facebook non la va a prendere nel 2014, l'ha segnalata qualche neonazista per farmi un simpatico regalo, ma comunque io gli sorrido. Siamo E alle vado avanti, siamo alle non solite. campo con Facebook, insomma. Nessuno di noi, fortunatamente. Esattamente. Stefano, io ti Dico, ringrazio per questa splendida saluto puntata. Massorata, come Ecco. diceva. Va bene. Sasha, ti saluto. Alla prossima, Stefano. Ciao, Ti ciao, ringrazio. Ciao, ciao. Ciao a ciao, ciao, ciao. tutti.